vista dei prossimi mondiali di calcio che inizieranno l'11 giugno in Sudafrica, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, Gruppo Umbro, ha promosso durante il Consiglio Nazionale che si è svolto a Todi un convegno su media e mondiali degli azzurri. Abbiamo voluto portare qui in Umbria personaggi di primo livello, l'ambasciata del Sudafrica, il direttore generale della Federcalcio, il presidente degli arbitri, colleghi, giornalisti, direttori di testate. Sono contento che siano qui per presentare questo mondiale dal punto di vista mediatico. Noi siamo giornalisti e vogliamo far sapere che cosa i media faranno per i mondiali del Sudafrica. Un'occasione unica per lo sport, i media, la città di Todi e l'Umbria. Per svelare i segreti, le ultime notizie sulla nazionale italiana di calcio del tecnico Marcello Lippi, le disposizioni della FIFA agli arbitri che dirigeranno le partite, i palinsesti e la programmazione riguardante i mondiali di Rai Sport, Sport Radio Rai e Sky Sport 24, ma anche come il paese africano si prepara ad ospitare il grande evento calcistico. Io penso che sia soprattutto un convegno di servizio, spero che non ci siano troppe chiacchiere, ma ci sia soprattutto l'esposizione di quelli che saranno i palinsesti, i programmi delle televisioni, della radio, della RAI, insomma, come radio, e poi anche quello che sarà l'impegno della federazione per questa spedizione. Quali sono le disposizioni della FIFA agli arbitri? In linea di massima non ci dovrebbero essere innovazioni dal punto di vista tecnico e regolamentare. Ci sarà ancora una volta un forte richiamo al fair play e un grosso richiamo a cercare di stroncare sul nascere ogni tipo di forma violenta di calcio. Questo è il richiamo che verrà fatto ed è già stato fatto agli arbitri che andranno ad arbitrare la fase finale del mondiale. Prima di entrare nel vivo del dibattito è stato proiettato un filmato con le immagini delle vittorie della nazionale italiana, campione del mondo in carica nei precedenti mondiali 1934, 1938, 1982 e 2006. E un saluto del CT Marcello Lippi. Tra i partner della manifestazione la Grifolatte, da sempre attenta alla valorizzazione e alla promozione dello sport. Da un anno la nota azienda casearia, infatti, ha intrapreso una proficua collaborazione con l'Ussi regionale. Siamo qui anche per testimoniare questa nostra vicinanza al mondo dello sport, in particolar modo anche al mondo del calcio, e vogliamo fare assolutamente in bocca al lupo sia alla nazionale che sarà impegnata ai mondiali in Sudafrica e soprattutto a chi, come i giornalisti dell'Ussi, parteciperanno in modo attivo a questa iniziativa.